Presidente, ad oggi quali sono le ripercussioni, se ne ha avute, della riforma del lavoro sportivo sul terzo settore? Sì, indubbiamente la riforma del lavoro sportivo è uno dei cardini, ecco, della riforma legislativa del sistema sportivo che stiamo vivendo in questi anni, ed è quella che sicuramente, lo avevamo detto sin dall'inizio, aveva ed ha il maggior bisogno di essere accompagnata. Ovviamente l'obiettivo principale è importantissimo, quello di fornire le giuste tutele a un mondo di centinaia di migliaia di lavoratori, di lavoratrici dello sport, è sempre da tenere presente. Per questo la WISP si è battuta in tutti questi anni. Quello che abbiamo raggiunto è un primo passo sicuramente, tutti gli obiettivi non sono ancora stati traguardati, ovviamente il tema delle risorse dello Stato, le risorse non illimitate hanno anche fatto fare delle scelte al legislatore per accompagnare la riforma, che sono state scelte che hanno portato, pensiamo a delle percentuali di contribuzioni INPS ridotte, tra l'altro fino al 2027, quindi c'è anche questo tema da attenzionare, le giuste tutele previdenziali, assicurative per i lavoratori e lavoratrici sono ovviamente ancora da raggiungere. In tutto questo sono arrivati dei correttivi importanti a cui abbiamo lavorato come WISP, anche all'interno delle rappresentanze del forum del terzo settore, nel rapporto stretto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Dicastero per lo Sport e i Giovani. C'è stato ascolto e i primi correttivi importanti sono arrivati. C'è ancora molto, ecco, lavoro da fare. Il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, la Vice Ministro con delega al terzo settore del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, lo sa, lo sanno, sono a conoscenza, quindi io credo che nei prossimi mesi, anche attraverso il lavoro dell'osservatorio incardinato proprio presso le autorità di governo in materia, abbiano la necessità, ecco, di intanto di fornire a tutto il vasto mondo del sistema sportivo dati su cui riflettere, anche con l'istituto, con l'INPS, e verificare quello che possa essere, ecco, possa essere una politica anche rinnovata di sostegno ai lavoratori e lavoratrici, ma anche alle associazioni, a quelle decine di migliaia di associazioni di società sportive che ovviamente hanno avuto comunque un aggravio di costi. Pensiamo anche a tutta l'attenzione che va posta dal punto di vista, diciamo, più gestionale e amministrativo. E poi all'interno della riforma del lavoro sportivo, ne abbiamo ancora parlato pochi giorni fa nella sede del Consiglio Nazionale del CONI, il tema delle mansioni. L'articolo specifico del decreto di riferimento prevede che siano le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, ogni anno a trasmettere ai ministeri competenti l'elenco delle mansioni che vanno oltre quelle cosiddette tipizzate dell'allenatore, dell'arbitro per intenderci, del direttore sportivo, del direttore tecnico. Sono tagliati fuori del tutto da questo lavoro, diciamo, di censimento, di proposta, gli enti di promozione sportiva, e continuiamo a vivere ormai da un anno a un disallineamento, ecco, quello che è considerato lavoro sportivo all'interno della filiera di una disciplina sportiva, perché così è previsto da quella federazione, non è la stessa mansione, lo stesso impegno non è considerato lavoro sportivo all'interno della filiera di un'altra disciplina. Questo, ecco, io credo che sia uno degli elementi più urgenti da affrontare.